Camilia, no. Ciao ragazzi, sì, sono pronto perché voglio registrare tre esercizi dedicati ai problemi della cervicale. In questo caso ho preso una buona dritta che mi è arrivata da Filomena, che mi ha fatto una richiesta di fargli degli esercizi appunto sui problemi della cervicale, e quindi eccoteli qua Filomena, spero che ti arriveranno, ma farò in modo che ti arrivi sicuro. Quindi pronti per questi tre esercizi. Cosa molto fondamentale del primo esercizio, attenzione, si esegue con la respirazione. Fondamentale mantenere fondamentale cercare di non inarcare la schiena, quindi giù, spingi bene con questa retroversione. A proposito, se vuoi sapere come si esegue bene l'antero e la retroversione, ti lascio il video linkato qua sotto, ma non perdiamoci. Attenzione a questo esercizio, quindi cerca di poggiare, avere una posizione comoda. Se non ti senti comoda, basta poggiare anche un semplice libro per favorire un appoggio disteso della colonna vertebrale, ok? Quindi mettiamo che questa sia la mia posizione di comodo, ok? Quindi che faccio? Inspiro, cioè prendo l'aria e cerco di spingere il mento contro il basso. Appena sento una leggera tensione, di nuovo vado dietro e prendo l'aria. Quindi attenzione. Prendo l'aria. Attenzione a non muovere la schiena. Ok, quindi questo è il movimento. Puoi eseguirlo sia accompagnandolo con la respirazione, oppure puoi fare un'altra cosa: mantieni la posizione, quindi creando una leggerissima tensione al collo, e poi da qui provi a fare una trentina di respirazioni trattenendo questo movimento. Ok, magari lo vai a ripetere un tre volte. Dopodiché il secondo esercizio. Allora, nel secondo esercizio dovremmo avere una palla, comunque qualcosa che ci dia la sensazione di muovere. Io posso avere una palla, posso avere un oggetto, qualsiasi cosa che sia, che mi facilita un po' questa cosa. Attenzione, sempre avendo una posizione ottimale, quindi in questo caso cerco di creare una spinta verso il basso, senza andare né a muovermi e né a cercare un'estensione massimale che non serve a nulla. L'idea è cercare un leggero beneficio qui sulla parte, per eliminare la tensione, appunto. Quindi da qui, sempre con la respirazione. Portare giù bene la spalla, ok? Anche questo prova a fare un 30 ripetizioni per l'altro, magari lo ripeti per tre volte. Nel terzo esercizio ed ultimo in questo caso, Filomena, per te è questo. Allora, nel terzo esercizio, allora in questo caso cercare sempre di favorire la mobilità, quindi togliere tutto questo irrigidimento che succede sulla parte della cervicale e delle spalle, quindi favorire una buona mobilità aiuta ovviamente a questa problematica. Allora, si può fare in due modi. Il primo è giù a terra, quindi da qui, sempre cercando una posizione comoda, da qui spingiamo le spalle dietro, butta l'aria. Cerca sempre di non inarcare la schiena. E con una buona respirazione portiamo le spalle a terra. Allora, se ci sono dei soggetti che ovviamente hanno una buona mobilità delle spalle, se questo ti può sembrare facile, ovviamente anche qui cerca di seguire almeno un 30 ripetizioni per tre volte, ti poggi al muro, metti in una posizione comoda, ok? Poggiata al muro, se non ce la fai in una posizione seduta a terra puoi utilizzare uno scalpello, e da qui la stessa cosa, vai dietro, e cerchi di andare lentamente sulla parte posteriore, ok?
Filomena, spero che questi tre esercizi ti siano utili. Se tu che stai seguendo questo video te ne serve qualcun altro e hai qualche altra richiesta specifica, scrivimela giù nei commenti, proverò ad essere utile anche per te. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale, magari attiva anche le campanelline, così ti arriveranno altri video di questo genere. Ti ringrazio e allenati bene. Ciao!